Eccoci qui, il nuovo uscito adesso, adessissimo, nuovo Pokémon Uranium, che è una hack, sì, una non profit hack. E dico, cominciamo. Ah no, non ho la Nuzlocke, è bastardissimo. È quella da tipo, se ti muore un Pokémon, dopo non puoi più resuscitarlo. Eh sì. E non so neanche che gioco, dai. Chi è? Ah, ciao. Benvenuto nel mondo dei Pokémon, come sempre. E... vestito dalla spiaggia. Il mio nome è Bambo. Ma se pensi che sia difficile da pronunciare, puoi solo chiamarmi Professor Pokémon. E dunque se... eh? Ah, sei il ragazzo che vuole applicarsi per un lavoro, giusto? Bene. Vuoi sapere qualcosa su cosa farei? No. So già tutto in pratica. Ah, è vero, sono tutti Pokémon nuovi, quindi voi vedete robe che non avete mai visto prima. Noi umani condividiamo questo mondo con creature conosciute come Pokémon. Sì, sentite, avete già capito com'è. Va bene. Basta così. Sì, ok, c'è ancora tanto che non sappiamo dei Pokémon. E via per studiarli, ok, bla bla bla. Ma perché esistono? Che ne sono? Se non lo sai tu che li studi. Vuoi che lo sappia io? Ok. Cosa sa... aspetta un secondo, ma c'è anche la versione trans? Oddio! Oddio! No, io faccio fatica a capire qual è la versione maschio adesso. Sto qua è maschio, sto qua è... No, sto capendo un... ah, e non ti dice neanche sei un maschio, ti dice un cazzo. Vabbè, dai, cosa volete? Ah, la keyboard, ok. E Nukrit. No, no! No, ti prego. I, ecco. 99. No, non ci sta, non ci stanno i numeri, peccato. Ok, sei pronto? Sto aspettando questo. Il tuo giorno, il tuo giorno. Il tuo viaggio, la tua storia si sta per fare. Sì, i miei Pokémon sono belli. Spero che non laghi perché ho sentito gente che ha un computer potente. Ah, 10 anni fa la mia famiglia viveva nella città Belbeach, la più grande città di Tandor. Bel nome Tandor. Ma che minchia. Ah, il loro padre Kellyn era un bravo e talentuoso Pokémon Ranger. Non bravo, coraggioso cazzo, non bravo. È l'italiese, scusate. La loro madre Lucille era una brillante scientista e un'esperta nell'energia nucleare. Ah, c'è anche il tipo nucleare qua. È figo, sì. Mentre lavoravano entrambi, avevano sempre tempo da spendere a casa con il giovane me. La regione di Tandor era pacifica e la compagnia di Lucille stava lavorando una forma di energia pulita che avrebbe potuto cambiare il mondo. E sì, Hiroshima, va bene, siete arrivati un po' in ritardo. Mi sembra che laghi un po', ma vabbè. Era un giorno come gli altri all'impianto nucleare dove Lucille lavorava. Quanto scommettiamo che muore? 10 euro che muore. Come parte di una routine di ispezione, hanno portato dentro uno specialista per fargli vedere il sistema elettrico. Ditemi se traduco di merda, perché non me ne sto accorgendo. Cameron, hai finito le tue diagnostiche? Sì, ho finito. E tutto quello che vedo sembra che funzioni perfettamente. Il generatore che hai designato funziona davvero bene, Lucille. Eccellente.
Se hanno finito tutti col proprio lavoro, possiamo andare in pausa pranzo. Capo, dovresti vedere questo. Strano. La temperatura è un po' più alta del normale. Forse dobbiamo resettare il termometro. Il reattore sta liberando un po' troppo calore. Può essere il termometro. L'ho appena controllato. Dunque, cosa ho detto? Cosa ho detto? Dovrebbe esserci una breccia nel reattore. Breccia, non so cosa sia, breccia. A questa temperatura, in pochi minuti, avremo una fusione totale. Cosa ho detto? Dobbiamo invocare tutti. Esatto, infatti. Vi ho detto io. Energia pulita, sta gran pezzo di minchia. E devi andartene. Si sta ferma lì, sta ferma. Dai, muori, muori, dai. Madonna cara, fissa. Ah, cerca di sistemare. Almeno da quanto penso. Con l'aiuto di Cameron, tutti gli scientisti sono stati buoni a scappare. Tranne Lucille. Non si è mai più vista da quel giorno. Le radiazioni rilasciate da quel reattore distrutto hanno fatto un'area inabitabile per molti anni. E mandando in fumo tutti i modi di cercare Lucille, ovviamente. La perdita di sua moglie ha avuto un tremendo effetto su Kellyn. Kellyn sembra un nome un po' da froccio, non sembra? La sua personalità è cambiata, è diventato freddo e molto dedicato al suo lavoro. È stato promosso a capo dei Pokémon Ranger di Thunder. Comunque è diventato troppo impegnato per prendersi cura di suo figlio. Ecco, lasciami, bastardo. Dunque, il giovane me è stato mandato a vivere nella sua più vecchia zia nella città Mochi. Tutto giapponese qua. Anche la remake di Hiroshima l'hanno fatto abbastanza bene. Non vogliatemi male. E cosa? E la salute della zia è peggiorata. E badare al figlio era troppo per lei. E madonna cara, ma tutti che muoiono qua. Fortunatamente Ernest Bambo, il professore Pokémon locale, stava cercando un assistente di ricerca. Ha trovato due ragazzi da Mochi Town. Lo chiamo Mochi Town ora in poi. Io e il suo amico d'infanzia, Teo. Era comune. Aspetta un secondo. Sì, era normale che i giovani a una certa età ricevessero un Pokémon e viaggiassero per la regione come un allenatore Pokémon. E dunque il mio viaggio comincia. Oh, finalmente! Io vieni giù e mi chiamo. No, ti prego, non dimmi che sento il frocio. La ghicchia, vero? Sentivo gente con Pokémon potenti, cioè con. Dopo vi dico. Ah, dolcezza, come va? Come è andato oggi? Ah sì, oggi è il tuo grande giorno, vero? Posso aiutarti? Aspetta. Non posso aiutarti, ma. Ma vedere che il mio giovanotto esce di casa. Oh, se solo questa vecchia potesse dare un po' più di supporto. Dai. Sì, lagga, decisamente. Ah no, cosa stavo dicendo? Ma noi. Ma sappiamo entrambi che c'è pronto per questo, tu e Teo. Non traduco lettera per lettera, perché così traduco un po'. Per farvi capire.
sempre a seguirvi, sempre a seguirti quello là. È sempre stato così capace, ma mi stupisco di lui. È più giovane dopo tutto. Sono sicuro che suo padre Cameron non li lascerà andare finché non sarà sicuro. Comunque, per celebrare il tuo grande giorno, ho un regalo per te. Cos'è? Vai a Ed, vieni qua e aprilo. Scappa da corsa. Istruzioni? Sì, tieni zitta. Sniffle. Oh, non ricordarmi. È solo una vecchia molto sensibile. Lei è una vecchia, come dire. È solo tuo padre fosse qui. Sono sicuro che sarebbe fiero di te. E penso che. Penso che lo troverai durante questa avventura. Ora non dovrei trattenerti qua ancora per molto. Quindi salutami quel professor Pokémon, o no? Sì, salutami il professor Pokémon. E ricordati di fermarti qui dopo che hai avuto il tuo primo Pokémon. Mi piacerebbe vederlo. Basta! Buona fortuna! Madonna cara, più dialoghi che gioco. Lagga, bestia, a bestia, non lagga. Vabbè, ve lo voglio, lo porterò. Vabbè, fanculo, ve lo porto e basta. Ah, oh, madò, quanto lagga, quanto lagga. No, magari è il gioco che ho fatto così, magari. Ah, stai lasciando casa? Ecco, tieni questo, ti aiuterà nel tuo. Non. Sì, ti aiuterà nel tuo viaggio. Non mangiarlo. Ah, caramella rara, utile. Ok. Ora qua su. Mi sa che anche un po' il gioco che ha fatto così. E tu? No, sì, ok. Cioè, bravo, fai l'avventura. Vorrei farlo anch'io, ma sono troppo vecchio. Ora, dov'è quel professore Pokémon? Madonna, lagga, lagga. Vabbè, non starò qua a lamentarvi. Bella città comunque. Vediamo, dov'è il laboratorio? Non è qua. No, non parlo con le. Alla Hawkmar! È pericoloso andare senza un Pokémon. Lo sapevo, ma volevo un po'. Combattevo coi pugni. Qua la gente pesca. Ma vedi che gli sprite sono presi un po' da Pokémon Oro e. Sì, presi da un po' quelli vecchi. Ma dov'è il laboratorio? Qua, c'ho le rocce. E quindi dobbiamo per forza andare di sopra, che non ho visto tutto. Questi qua gironzolano a caso. Di sopra. Ah, sì, pensavo fosse sbagliato. Magari è sbagliato. Quanto lontano questo posto? Ma è il tizio che si stanca o sono io che. O il mio. Ah, aspetta! Sì, ok. Chi è questo? Ah, dove pensi di andare? Pensi di arrivare al laboratorio prima di me? Così ti puoi prendere il Pokémon migliore? Beh, non succederà. Perché io diventerò più forte per primo. Stai al mio passo, me stesso. Ah, è il rivale. E pensavo fosse tipo il boss di fine gioco che ci minacciava. Ah, questo è il laboratorio. Un po' strano come è fatto. Sì, era il gioco. Era il coso che, come dire, che laggava. Cioè, era il gioco fatto così perché vedevate che andava dritto, spedito. Ehi, se non è Nickery. È il tuo amico Tommy, vero? Veramente. Aspetta. Davvero? Non puoi nemmeno ricordarti il mio nome? È Teo. Teo. Ah, giusto, giusto, Teo. Sei appena in tempo. Oggi è un vero giorno speciale per voi due. È il tuo primo giorno di lavoro. All'assistente del campo di ricerca. Madonna, mi mettete tutto da tradurre qua. Vabbè, al laboratorio di ricerca Pokémon.
Il tuo lavoro consisterà nel girovagare Tandor, osservare e catturare molti differenti tipi di Pokémon per aiutarmi con le mie ricerche negli elementi Pokémon. Ho 3 Pokémon che posso assegnarvi nel vostro viaggio. Prima che vi prendete i vostri starter, dovrete fare il test dell'allenatore. E vabbè, quello lì. Test? Non ho studiato per quello. Pensavo che ci avessi dato un raro potentissimo Pokémon, quello là che sperano tutti, ma non ci dà mai una tega sto qua. Ok, non preoccuparti. Non è il tipo di test che devi fare adesso. È solo un modo per determinare che tipo di Pokémon, che tipo di allenatore sarai. Starter differenti sono meglio. Starter differenti sono migliori per differenti tipi di combattimento. Un Pokémon starter sarà il tuo partner a vita, quasi. Quindi è importante che. È importante che lavoriate bene insieme. Ah, ok, ho capito, basta parlare, voglio il mio Pokémon. Anch'io voglio che basta parlare, ma mi sto consumando il cervello a forza di tradurre. Shish. Ha detto davvero shish. Shish. Vabbè, ragazzo. Non sei davvero paziente, vero? Ok. Se vuoi sapere di più su cosa consiste il test, dobbiamo cominciare. Potrei parlare c'è scritto IDS o AID? Sì, sono pronto, sì, per il test. Eccellente. Quindi andiamo. Quando incontri un altro tipo di Pokémon, cos'è la tua prima reazione? Io dico Pokéball. Bene, entrambi. Avanti è facile, dammene una più difficile. Ok, la prossima. Ho capito. Quale di queste MT insegneresti? Dai, lo sanno tutti. Iperraggio. Professore, cos'è una TM? Sì, cos'è una MT? Ma te lo dirò più tardi. Andiamo sulla prossima domanda. Quale di questi Pokémon? Vabbè, quale di questi Pokémon sceglieresti? Già. È possibile fallire il test? No. Questa è la tua domanda finale. Quindi rispondi sinceramente. Qual è per Exploring è migliore, dai, voglio essere migliore. Io, il grande Papyrus, diventerò re della guardia. Ah no, ho sbagliato gioco. E ho sbagliato anche persona, perché lo doppia Mr. L, quindi. Quindi basta domande. Diventerò un maestro di Pokémon e nessuno potrà stare in mezzo alle palle. Ah, mi piace il tuo spirito, ragazzo. Dunque, questo era il test. È tempo di analizzare i vostri risultati. Punto. Ok, ho finito le mie analisi. Posso avere il mio fottuto Pokémon così posso andare a spaccare un po' di culi? Cosa sono queste cose? C'è un mini T-Rex, un gatto e un cane? Un cane mutante? Dimmi, sì, sono io. Sembri essere un allenatore che non esita per prendere quello che vuole. Preferisci combattere i tuoi avversari con forza e potere del fuoco. Il tuo motto è la migliore difesa è l'attacco. Infatti hai uno spirito bruciante che non basta, ti prego. Un allenatore di forte come te dovrebbe essere Raptorch. A me piace come Pokémon, come level design. Sempre meglio di come si chiama quello nuovo, quello d'acqua.
No, non mi ricordo qual era. Sì, non mi ricordo. Vieni qui e prendilo. Oh, Raptors. No, mi piace così il nome. Sì, un po' poco, come si dice? Sono stanco di aspettare. Ha già avuto il suo starter lui. Quando è che avrò mio? Sto analizzando i tuoi risultati. Sì, quello a sinistra. E 5 euro che quello a sinistra. Sì, non hai finito di analizzare, ti prego, che mi sto. Teo. Sai cosa vuoi nella vita? Sei impulsivo, impaziente e preferisci. Sì. E ti importa più delle tue proprie cose. Ma vorrei qualcosa. Sì, ok, non ho capito neanche io cosa ho letto. Potrebbe essere l'inizio di una grandezza? La tua. La trasformazione nel te completo? Ma cosa minchia ho letto? O forse è quello. O forse sei solo troppo giovane. Comunque, per un allenatore come te c'è. Orcinx. Gli ho detto io che ero un gatto. Quindi quello a destra dovrebbe essere un cane. Me lo levate dallo schermo che. Dai, ti prego! Non dimmi che sei incantato! Madonna, ci avevo. Mi ero cagato addosso! Sì, il mio primo Pokémon! Ok, e quello lì chi se lo becca? Hai il tuo Pokémon e ora sono anche io il tuo Pokémon. Sai cosa significa, vero? Dobbiamo combattere! Dai, non in laboratorio. Non ascolta mai. Oh. Ah, ok, pensavo fosse una donna, per fortuna. Molto male. Ora. Ok. Vai, Raptors. Fagli il culo a strisce con uno stivale d'oro. Cosa fa, Raptors? Combatti. Combatti. Scratch, Growl, Ember, cos'è Ember? Cos'è Ember? Ah, c'è braciere, braciere. Vai, usa braciere. Oddio, oddio, l'ho shottato. L'ho shottato. Io sono fortissimo. Ora credo che mi evolverò. Non c'è, e passerò di livello. Eh no, questa minchia. Già battuto. Già battuto. Ma dovevo vincere io. 350 euro. Ah, ma come. Dovevo essere il migliore allenatore di sempre. È impossibile. I buoni allenatori non perdono mai. Sì, vabbè. Io. Un concerto metal. Per favore, non piangere, Teo. Ok, curerò i Pokémon. E i miei Pokémon. Non ho subito un danno. Davvero. Volevo essere l'allenatore più imbattibile. Come ho potuto perdere? Cioè, come non ho potuto vincere? Volevo davvero vincere. Beh, tra il tuo starter e quello mio c'era una bella differenza. L'acqua batte il fuoco batte la terra. Eh sì, il fuoco batte l'erba. L'erba batte l'acqua. Questo è il triangolo elementale, in pratica. Ah, ok. Imparare tutti i tipi e le combinazioni è importante per essere un allenatore. Non importa. Perché ho avuto il migliore starter? Non è giusto! Vado a casa. Scappa. Schiavo. E sì, sentite, sono stufo di leggere. L'ha presa peggio di quanto vi aspettassi. Ma. Ma è troppo presto per giudicarlo, è solo un bambino dopo tutto. E presto scoprirà che allenare i Pokémon non è facile come pensava. Basta, ti prego, posso andarmene.
Andrò al percorso 1 a confini della città. Porta Teo e ti insegnerò come catturare un Pokémon. Ci vediamo dopo. Madonna cara, quanti dialoghi! Non mi fa male la testa ora da quanto ho tradotto. Ho fatto qua lezione d'inglese. E mi dicono, tu non studiate un cazzo. Ma va, fa culo. E... aspettate. Com'era il menù? No, davvero, come mica era il menù? Perché c'è il mio Raptor? Ce l'ha? Aspettate. Sì, ho avuto questo qualche problema. Q e R T. La soluzione. Ah, è vero, posso anche correre io. Oddio, come lagga quando corro. Oddio. No, camminiamo che... sì, ho bisogno di un computer più potente. Ve l'ho già detto che sto computer fa cacare. Esco. Ho indovinato. Salvo. E 15 minuti, madonna cara, ho mal di testa. No, basta. Bene ragazzi, finiamo qui il primo episodio. Ho mal di testa, quanto ho tradotto non lo so nemmeno io. E ci vediamo al prossimo. E ciao a tutti, è sempre bello portarvi nuovi giochi.